Sì, è una giornata importantissima perché oggi in realtà diventiamo attori protagonisti di un percorso fondativo che guarda ad un progetto politico che secondo me darà grandi soddisfazioni e soprattutto grandi sorprese il 25 di settembre. Siamo qui perché intanto oggi presentiamo i nostri candidati. Ci tengo a dire candidati molisani, perché non si può pensare di annullare la rappresentanza territoriale, soprattutto in una regione come la nostra, che necessita del contatto diretto tra le istituzioni locali e il governo nazionale. Questo può essere garantito solo da una forte rappresentanza territoriale che Italia Viva e Azione con i nostri candidati garantiscono nel bene dei cittadini regionali. Il nostro programma può essere riassunto, mi piace dirla così, con 4 S che secondo me racchiudono un po' la sintesi delle esigenze del territorio molisano ma dell'intero paese. Faccio riferimento alla scuola, bisogna partire da lì per formare i giovani e quindi il futuro. È necessaria una riforma della scuola che guardi ad una nuova, ad una rivoluzione culturale, la chiamerei. Poi il sociale, il welfare, il terzo settore, l'attenzione nei confronti degli anziani che hanno rappresentato, come dire, il cuscinetto di salvataggio anche e soprattutto durante il periodo della pandemia. E poi c'è la sicurezza, la guerra alle porte ci fa capire quanto i confini territoriali siano in difficoltà, siano in crisi, quanto sia forte l'esigenza di sicurezza nazionale e quindi regionale, nazionale e anche mondiale, perché sta cambiando il panorama della geopolitica mondiale. Quindi forte attenzione anche ai confini nazionali e soprattutto attenzione anche rispetto a quelle che sono le nuove frontiere del crimine, mi riferisco agli attacchi cyber e proprio di queste ultime ore la notizia di un attacco cyber al gestore GSE. E poi da ultimo, ma non assolutamente per ultimo, c'è il tema della sanità. La sanità non solo a livello nazionale, abbiamo capito quanto il Dicastero della Sanità non sia un erogatore di servizi, ma un asset strategico nella geopolitica mondiale, ma soprattutto la sanità a livello regionale. Deve essere attenzionata come noi faremo, io nel mio piccolo ho già cercato di fare, attraverso il controllo, quindi funzioni di indirizzo e di controllo rispetto alla gestione regionale, perché la sanità è commissariata in Molise ed è di gestione regionale. Ecco che quindi è necessario vigilare sulla regione affinché laddove non sia in grado di garantire per esempio i LEA per i nostri regionali debba essere sostituita dal potere dello Stato. Ed è qui il grande tema della riforma del titolo quinto.